Buonasera a tutti loro, buonasera. Allora, il Festival della Parola, Lemo, giunto alla quinta giornata. Un festival che sta andando molto bene, festival voluto, sostenuto, promosso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, dall'Assessorato Istruzione e Cultura, organizzato da questa straordinaria segreteria che ha in Ercole Baliana la figura di riferimento, insieme a tante altre persone, non voglio mettermi a citare tutti gli amici, ma è un festival che si sta declinando secondo la cosa che più ci piace. Nasce da una grande familiarità, gli scrittori che vengono a trovarci, a trovarvi, le associazioni, le scuole, il mondo musicale, gli artisti, tutto questo per tentare di proporre qui, in questo territorio, una cosa molto semplice quanto bella. La letteratura, ancora una volta, le parole, i pensieri, ancora una volta come indispensabile per poter stare bene insieme e per poter capire qualcosa meglio di noi stessi e anche della società e della comunità in cui noi viviamo. Il tema del nostro festival è la rinascita. Oggi, con lo scrittore di oggi e con il libro che fra pochissimo vi presenterò, il tema della rinascita assume un che di molto rilevante, anche di letterario, di specificatamente letterario. Per chi ama i libri si pone sempre una domanda: ma qual è lo scrittore puro, il narratore puro? Sembra una questione strana, no? Quando si va a scuola ci dicono che per fare un libro occorre approfondire il personaggio, no? E il personaggio è importante nel romanzo, no? Allora tu pensi alla Karenina o pensi a Dottor Givago, però quello non è lo scrittore puro. Nemmeno l'ambiente, l'ambientazione. Thomas Mann, no? La montagna magica o incantata, come dicevamo quando eravamo più giovani, no? Adesso è cambiata la traduzione. O Melville. Non è lì il punto. Lo scrittore pure è quello che è una cosa molto strana, che tanta critica ha sempre cercato di individuare. È un suono che dall'inizio alla fine è così potente da innervarsi in noi che leggiamo, a tal punto che ci prende come una cantilena, come una ossessiva forza che dalla prima all'ultima pagina ci conquista. E questo principio, viene detto in un risvolto di un libro, è un po' come le chiacchiere dei paesi, che quando iniziano non finiscono mai e ci conquistano. In quel caso ovviamente quelle chiacchiere hanno un che di negativo. Nel caso della letteratura, quel suono, quella cantilena, così forte, perpetua, così seduttiva, è la caratteristica dello scrittore puro. Ce ne sono in Italia di scrittori puri? Uno sicuramente, anche altri. Ma uno c'è. È uno scrittore che in tutti i suoi libri non ha fatto nient'altro che sfuggire a quelle cose che probabilmente sembravano essere quelle che gli altri volevano per lui individuare, no? Lo scrittore di provincia, un po' di giallo, un po' di noir. No, no. Lui è sempre stato altro. Anarchico a tutto a se stesso, perché possiede questa cantilena, questo suono preciso che dall'inizio alla fine del romanzo ci prende. Sì, certo, c'è un ambiente, Bellano, un lago, l'Italia, la provincia, indubbiamente, elementi anche popolari, anche vernacolari, indubbiamente, ma la sua caratteristica è quella di essere appunto uno scrittore puro. Chi è? Ve lo presento, Andrea Vitali. Grazie. Prego Andrea. Grazie. L'occasione di parlare con Andrea Vitali è un libro pubblicato dalla Rizzoli, premiata ditta Sorelle Ficcadenti. Ora, un titolo così, noi adesso dobbiamo cercare di aiutare gli amici che non avessero ancora letto il libro, che poi avranno il piacere di acquistare, leggere, di avere una tua firma. Noi dobbiamo un po' aiutarvi a entrare in una macchina straordinaria. Allora, dobbiamo dire molto, ma ovviamente non tutto, se no si perde anche un po' il ragionamento. Però qualche piccolo elemento, io provo a metterlo così poi dopo tu lo racconti come desideri questo libro. Allora, provate a immaginare un luogo di provincia dove si ha la classica situazione. Arriva qualcuno da fuori e sono due sorelle. Una bellissima e si chiama Giovenca, cioè un po' strano. L'altra bruttissima,
e si chiama Zemia. Anche qui già ci muoviamo in contesto un po' surreale. E queste donne aprono una merceria, benissimo, ma questo inizio, questo esordio in questo luogo, che sembra una storia vista tante volte, no? Quando arriva qualcuno da fuori che è sempre perturbante, crea uno scompiglio affascinante anche attorno alla vicenda del prevosto, cioè del prete locale, di un ragazzo, un certo Geremia, un bravo ragazzo a cui forse manca il giovedì, dici tu da qualche parte. Ma questa vicenda, che apparentemente sembra una vicenda di provincia, di rione, molto italiana, nasconde, come spesso capita nelle storie molto italiane, anche tanto altro. Però il principe, la rappresentazione massima del suono dello stile puro, del narratore puro, è lui, è il vero Ficcadenti, che ha soltanto una cosa in mente: fabbricare, realizzare bottoni, bottoni bellissimi, di tutte le maniere. Un vero artista nascosto in questo libro. Allora Andrea, vediamo un po' se qualche piccola sponda sono riuscito a dartela. Partiamo da qui. E allora che succede, per esempio, quando quella signora curiosa va a trovare il prete? Buon pomeriggio. Cioè, ne succedono di tutti i colori. Già ne sono successe in precedenza, quando le due sorelle, che poi sono sorellastre, questo giustifica il fatto che siano molto diverse somaticamente, una molto bella, come diceva Arnaldo, e l'altra veramente molto, molto brutta, quasi spaventosa. E succede un po' di tutto, perché il prete, ahi lui, si trova tra l'incudine e il martello, il povero prevosto si trova tra l'incudine e il martello, se tu intendi il secondo prevosto della vicenda, ce ne sono ben due, uno che gioca ad Albate in provincia di Como e uno che gioca naturalmente a Bellano, dove è ambientata la storia, questa come tutte le altre. Perché il prevosto vive in questo dilemma. Ha a che fare con una richiesta ben precisa, con quella della Stampina, che è la mamma del Geremia, e con quella del Geremia stesso, cioè, e sono due richieste estremamente diverse. Dando soddisfazione all'una, darà insoddisfazione all'altra, quindi vive in questa situazione abbastanza drammatica. D'altronde, cosa può fare il prevosto? Ha a che fare con un Geremia. Il Geremia è il giovanotto di cui si diceva prima, che si è innamorato con un colpo di fulmine straordinario di questa bellissima donna, e bisogna considerare che ha 32 anni, è vissuto tra lavoro, un po' di chiesa, tanta casa per assistere il papà artritico e la mamma poveretta che ha la schiena piegata dal lavoro. Ha 32 anni e soprattutto io vorrei che ve lo raffiguraste come una damigiana piena di di testosterone, ma tappata. Allora, il problema è questo, cioè ciascuno di noi maschietti, chi più chi meno, dall'età già della coscienza, fino ai 32 anni, la possibilità di consumare un po' di questo testosterone ce l'ha, insomma, c'è chi lo consuma prima, chi lo consuma dopo, però a 32 anni arriviamo con i bollenti spiriti che non sono più così bollenti. Il Geremia no, il Geremia conserva tutto per il momento in cui vede, si innamora della giovenca, e in quel momento la damigiana viene stappata. Immaginate il casino che succede, questa tempesta ormonale che si riversa nel corrente circolatorio del povero Geremia, e che praticamente combina disastri, al punto tale che lui non solo si innamora, ma decide che o sposerà quella, quindi la giovenca diventerà la donna della sua vita, oppure si butterà nel lago. Il che crea notevoli turbamenti nella mamma, da cui la richiesta di aiuto al prevosto, mettendolo in queste grosse difficoltà. Posso andare avanti? Beh, a questo punto sì, vai avanti, ma è interessante che tu l'hai raccontato tutto dal punto di vista di Geremia, no? Sì. Proviamo a raccontarlo da un altro punto di vista, lo stesso inizio, dal punto di vista di queste due. Sapremo che sono sorellastre molto avanti, bisogna dire la verità, sì. Non lo sappiamo subito, perché la storia di Domenico, no? La storia Domenico Ficcadenti, quella è una storia fantastica, cioè voi dovete immaginare che all'inizio abbiamo questa vicenda attorno a Geremia. Raccontiamo la vicenda di Domenico, che ci farà capire come arriviamo a queste due sorelle, poi sorellastre, perché quella storia è lì,
con Caterina, è molto bella, no? È proprio un doppio inizio e una parallela che conduce il tuo romanzo. Quindi? Beh, la storia di Domenico Ficarenti si riassume nel titolo della storia, impremiata ditta Sorelle Ficarenti, perché è a lui che va il merito di guadagnare questo diploma d'onore che Sua Maestà Vittorio Emanuele III gli darà nel corso dell'Expo che si tenne a Milano nel 1913. È un fanatico Domenico Ficarenti, un uomo dotato di una volontà ferrea, perché figlio di Bacchi Coltori decide di abbandonare questo lavoro che non gli piace e di affrontare una carriera artistica. Lui ha in pratica quest'idea, questa vocazione, quella a fabbricare bottoni, e riuscirà a realizzarlo al punto tale che, fabbricando dei bottoni che replicano il profilo di Sua Maestà il Re e di Sua Maestà la Regina, meriterà appunto questo alloro. Nel frattempo ha insomma in eredità queste due ragazze, che sono due adottate. Una gli viene portata addirittura in dono da una donna, e l'altra se la trova invece sui gradini di casa. Classicamente nell'epoca, siamo i primi del Novecento, succedeva abbastanza frequentemente. Si trova questa seconda, che è poi la Zemia, la sorella brutta, e in ogni caso le adotta tutte e due, dando loro addirittura il nome, e quindi si chiameranno Giovenca e Zemia Ficarenti, e soprattutto darà loro un'eredità che le due sorelle assieme non riusciranno a mantenere: un nome, un lustro, una ditta, una fabbrica di bottoni, che vuoi per le conseguenze della guerra, vuoi per altre conseguenze economiche, le due sorelle non riusciranno a mantenere. Da qui, e anche per molte altre ragioni, la necessità di trasferire questa merceria da Albate, in provincia di Como, a Bellano, dove giungono però, si noti bene, strette da un patto d'acciaio, un patto che le lega e che, osservando il quale, entrambe potranno soddisfare certe ambizioni che forse non è il caso di... Non sperare. Perché siano equivoche, ma altrimenti rivelerebbero poi troppo, diciamo, della storia in sé per sé. Però vorrei che i nostri prossimi lettori facciano anche un po' i conti con quello che lui ha raccontato, anche toccando qualche piccola sfumatura. Dovete sapere, queste storie che avete sentito corrono una accanto all'altra, una si intreccia all'altra, dando questo effetto di caleidoscopio, questo effetto di romanzo corale, no? Che è una cosa molto tipica di Andrea Vitali. Provate a immaginare che la storia, per esempio, dei Domenico, di Caterina, la sua moglie, delle due ragazze, è più complicata, perché Domenico è una persona che ha una grande volontà, no? Diceva giustamente Andrea. Però poi è un uomo curioso che ha un grande sogno, un sogno che è quello di imparare a fare il sarto, poi non gli riesce, perché ha capito che nessuno glielo insegnerà mai, e arriva a questa storia dei bottoni, ma con un atteggiamento tanto d'artista. Nella Expo, nell'Universale, lui fa una cartina d'Italia fatta tutta con i bottoni, quindi con un'immagine che l'arte contemporanea in qualche modo ha fatto successivamente. Non vi dico Alighiero Boetti, non vi dico Enrico Bai, però un po' c'è questo principio. Allora, è molto interessante che Domenico ha un'idea dentro, una specie di strano solitario sogno, che è una cosa tipica dei personaggi di Andrea, perché anche poi Giovenca, a sua volta la bambina, che più che donata se la ritrovano a casa perché la mamma scappa, è una bambina che cresce, che Domenico cresce, ma questa bambina ha anche lei il suo destino solitario. Non c'è mai un rapporto fra Domenico e la bambina, no? Non c'è mai un rapporto di paternità. Così Zemia, anche lei ha il suo strano sogno a suo modo, no? Che va avanti, e così anche Caterina, che è la moglie di Domenico. In buona sostanza, mi permetto di sottolineare questo solo per aiutare gli amici a capire che quando entreranno in questo libro troveranno in realtà tante storie che corrono insieme, ma ciascuna è importante quanto l'altra. Non c'è una forma di unico punto di vista, c'è un vero policentrismo, e in un certo senso l'idea dello scrittore puro è in questa capacità di portare tutti i fili, perché sono tutti importanti. Anche quando tu li scioglierai alla fine, ti accorgi che la cosa veramente più importante, sì, era questa chiacchiera italiana attorno al quale si racconta il destino di tante persone, non solo di una persona. Se questo, mi sono permesso di sottolinearlo, se questo è vero, allora facciamo un passo avanti. Parliamo anche delle donne attorno ai preti, alle tante donne. Le perpetue innanzitutto. Le perpetue.
razza in via di estinzione, perché non se ne trova più una neanche a cercarla col lanternino. Ma il fatto di parlare delle perpetue mi dà l'agio di chiarire perché io parlo così delle perpetue, perché molti di questi personaggi, Arnaldo giustamente diceva prima nella sua dotta prolusione che bisogna studiare il personaggio. Io credo di aver avuto una fortuna altrettanto pesante, quella di averli conosciuti alcuni personaggi, e quindi la conoscenza diretta ha sostituito proprio la conoscenza tecnica, un approfondimento non fatto sul campo. Le perpetue come le zitelle sono due categorie alle quali sono molto affezionato per questioni proprio di esperienza vissuta. Le perpetue all'età di 8 anni, e questo vi dà l'idea del perché le perpetue compaiono così nelle mie storie, io esco o entro all'oratorio, non lo so, oratorio, fatevi mente locale, paese piccolo, oratorio, canonica, piazza della chiesa. Circa a metà della piazza della chiesa l'Altissimo mi manda un segnale, mi dice: Andrea, fermati lì. E io mi fermo, non so perché, ma mi fermo e ho fatto bene a farlo. Perché? In quel momento c'è il prevosto, in una giornata bella come quella di 4-5 giorni fa, che dalla finestra del suo studio sta ammirando le meraviglie del creato, quindi il cielo azzurro, le rondini, la magnolia, tutte quelle belle cose lì. Arriva un postulante che suona il cancelletto della canonica, sulla porta della canonica appare la perpetua. Devo dirlo, le perpetue parlano sempre in dialetto, poi traduco. Apre la porta la perpetua e dice: seghe, cioè cosa c'è? Chiaro. Il postulante dice: ho bisogno di parlare col prevosto. La perpetua risponde: algeminga, non c'è. E il postulante fa tanto d'occhi, perché ce l'ha lì il prevosto, gli dice: è lì alla finestra. La perpetua lo guarda e ribadisce: o di che il gaminga, ho detto che non c'è. Il postulante se ne va perché la perpetua ha detto che il prevosto non c'era, anche se era lì. Questo è il carattere delle perpetue, questo è il carattere a cui si conforma la Rebecca, che è la perpetua di città, dove per città intendo ovviamente il mio paese natale, cioè Bellano. Un po' diversa dall'altra perpetua, che è invece la Rigorina, la perpetua di campagna del prevosto di Albate, che essendo nata in campagna ha un altro metro di giudizio, è zoometrica, non so se si può dire così, ha questo mondo agro-silvo pastorale a cui fa riferimento, e da lì trae i metri di paragone per giudicare la vita e i comportamenti, ragion per cui alla Giovenca dà un'educazione basata molto sul comportamento vorrei dire delle vacche, che è anche la dizione esatta, ma sembra offensiva nei confronti della Giovenca, che poi ha anche un nome che, viva Dio, non è proprio così elegantissimo, le dà comunque un'educazione proprio parametrata sui comportamenti animali e vegetali. Infatti compariranno nella sua educazione rapanelli, sedani, verze, galline, mucche e cose di questo genere. Io non so perché ho parlato delle perpetue, però ce l'ho fatta. Perché le perpetue e poi le altre donne che al mattino sono donne molto diverse, molto molto decise. La perpetua di città, la Rebecca, ha una sorta di contratto anche lei col prevosto. Tu prevosto occupati delle anime, dei peccati, dell'inferno, eccetera. In canonica comando io, in canonica sono io quella che dice se si fa una cosa o non si fa. E tale quale si comporta la Rigorina, sotto la quale la Giovenca cresce e comincia a capire che della sua bellezza, cioè che la sua bellezza è moneta, ma moneta sonante, cioè un valore che non merita di essere sprecato, tant'è che si fa anche mezzana, diciamo, in certe sue iniziative matrimoniali. Peraltro poi comparirà questo poetastro che fa un po' il paio col Domenico Ficcadenti, perché sia il novenio, cioè il poetastro infiammato di dannunzianesimo, che il Domenico Ficcadenti respirano un po' l'atmosfera dell'epoca, di quell'avvio di Novecento, periodo che mi è sempre piaciuto tantissimo. È un periodo denso di novità, di rivoluzioni, di cambiamenti di costume in campo letterario, artistico. Basti pensare, non so, al manifesto futurista di Marinetti, che è praticamente un oiato tra quello che arriva prima,
e quello che arriverà poi dopo, con tutta la rivoluzione che porterà nel mondo artistico, non solo italiano ma anche europeo. Si sta per preparare anche un ribaltone politico, arriverà la prima guerra mondiale, cambierà anche la percezione, diciamo, del ruolo della donna nella società, insomma, ci si avvierà verso un'evoluzione anche di questo. Quindi entrambi, il Domenico Ficcadenti con questa sua idea di bottoni, di creare bottoni sempre più artistici, sempre più ispirati alla realtà che lo contorna, e anche il sentire del Novenio che si fa sbattere fuori dal seminario per aver incontrato ed essersi innamorato di Gabriele D'Annunzio, dei suoi primi versi un po' carnali, un po' sanguigni, insomma, hanno in sé questo spirito di nuovo sé, di nuovo che avanza, insomma, che abbatte i parrucconi del secolo precedente. Quindi, come vedete, una grande orchestrazione, un'ambientazione che si dilaga. Questa nota, quando leggerete il libro, la troverete, la sentirete sempre, ma capirete che la pagina mette insieme tanti punti di vista. Allora io proverei a fare una specie di, non di lettura, ma di racconto live del tuo libro, e ti chiedo di raccontarci. Io non so se me lo ricordo tutto. Ecco, giuro, se non te lo ricordi me lo ricordo io, perché no, i critici non fanno altro che ricordarsi le cose, no? Se noi siamo la vostra bibliografia. Meno male. Allora abbiamo questa giovenca che va sempre a Monza. Non si capisce perché lei debba andare a Monza. La motivazione che lei debba prendere il treno e andare a Monza per andare a prendere appunto i materiali da vendere, insomma, le cose, non regge. E allora il prete chiede alla sua perpetua Rebecca di andare a seguire addirittura con il treno questa giovenca che va a Monza. Quindi la scena è la seguente: questa perpetua che non ha mai viaggiato, che è furba come una volpe ma non ha mai vissuto niente, deve prendere il treno e andare appunto a Monza. Accade una certa cosa in questo treno, anche un problema della terza classe, seconda classe, adesso ce lo racconti, ma accade anche una cosa fantastica. Primo ci fa capire un elemento importante in più che fino adesso non abbiamo citato, che sono i carabinieri, il maresciallo, un'altra figura importante di questo libro, ma ci fa, permette questa, se io sto prendendo tempo in modo tutta la ricordi, no? Ormai te la ricordi, perfetto, sì. Se non te la ricordi poi ti do una mano, in questa scena si vede quella cosa che abbiamo tentato insieme di dire in modo diverso, che è la seguente, che questo romanzo è fatto di tante solitudini, di tanti personaggi, in realtà tutti di valore simile, tutti hanno lo stesso peso, tutto hanno la stessa importanza, per questo è un romanzo corale ed è un romanzo che vi conquisterà, perché voi capirete quanti punti di vista sono possibili per raccontare e soprattutto per vivere la vita. Allora, è il mattino presto, sono le 6, anche se il treno parte più tardi, già si presenta anzi alle 7:20, anche se partirà alle 8:30, Rebecca è pronta per prendere il treno, il primo treno della sua vita, direzione Monza, l'obiettivo è seguire senza farsi vedere Giovenca che dovrebbe arrivare appunto nella città di Monza. Dunque bisogna tener conto di questo fatto che il prevosto ha bisogno di un'inviata per questa missione e la va a cercare, chiede anche consiglio a Rebecca, la quale ovviamente punta nell'orgoglio, dice ma insomma ci sono qua io, c'è bisogno di andare a cercare qualcun altro, e il prevosto le pone le domande classiche, ma voi sapete dove è Monza? Sa manco dov'è il confine del paese, avete mai preso il treno? Un sacco di volte, balla anche quella, e quindi la povera Rebecca passa delle notti tribolate in previsione di questo che è il primo viaggio della sua vita, la prima uscita dai confini del paese, e va incontro a una serie di piccoli disastri consecutivi che trasformano quella che dovrebbe essere una sorta di gita in una vera e propria tragedia, a cominciare ad esempio dal fatto, la leggenda vuole che a Lecco, che è il nostro capoluogo di provincia, piova sempre, quindi lei si dota di ombrello, eccetera. A Lecco non c'è neanche una goccia d'acqua, l'acquazzone, il temporale vero e proprio, lo coglierà quando scende dal treno a Monza, e una volta scesa dal treno non sa più dove andare. È qui che intervengono anche i carabinieri, perché a un certo punto questa donna che
tenta di fare qualche passo al di fuori della stazione di Monza e poi torna indietro perché non sa dove andare, comincia ad attirare l'attenzione della polizia ferroviaria, degli stessi ferrovieri. Perdonami, l'attenzione perché si è smarrita, però lei doveva seguire Giovenca che doveva scendere a Monza. Lei si trova in terza classe, Giovenca in seconda. Lei si accorge in ritardo che Giovenca è scesa prima. Ma perché? Perché? Non lo sappiamo. Quello che è interessante, arriviamo allo smarrimento di questa Rebecca che arriva a Monza sapendo di aver sbagliato tutto. La missione è fallita e si ritrova in una città che non conosce. Si muove disorientata, i carabinieri, quelli di una volta, se ne accorgono subito. E dunque? Sì, viene anche presa per una che è appena scappata dal manicomio di Mombello, che non è mica tanto distante, perché è bagnata, senza l'ombrella, si guarda in giro, spaesata, anche un po' cioè, commossa, a compassione di sé della situazione del PIF in cui si è trovata, e a un certo punto finalmente arrivano salvificamente i carabinieri, fanno una rapida indagine, perché all'inizio non credono assolutamente, perché gli chiedono prima di tutto chi è, e lei, sono la Perpetua del Prosto di Bellano, visto, ma Bellano dov'è? Che posto è? Mai esiste un posto che ha questo nome così ridicolo? Fanno una rapida indagine, riescono ad appurare che tutto sommato non ha raccontato balle, realmente la Perpetua, e allora fanno la bella cosa, la rinfilano sul treno in direzione Alto Lago con un bel cartellino attaccato in modo tale che non abbia più la possibilità di perdersi, avvisando anche il maresciallo del paesello di attenderla alla stazione, di avere quindi la garanzia che il capotreno gliela scarichi lì, e la riconsegna al preosto con la preghiera di non usarla mai più in missioni suicide come questa qua, perché non è proprio il caso. La missione ovviamente è un fallimento. Non si riesce a capire perché, nonostante abbia dichiarato questo, la Giovenca non sia andata assolutamente a Monza, ma scesa in altra stazione, abbia preso un'altra strada, ed è la strada che dovrebbe portarla al compimento, diciamo, del sogno della sua vita, e quindi la storia ha necessità di proseguire, insomma, per altre vie, per altre strade, e con l'intervento di altri personaggi che la rendono un pelino più complicata, ma dal mio punto di vista, dal punto di vista di chi l'ha scritta, più divertente proprio nello scioglimento di questo piccolo segreto di provincia. Noi non possiamo sciogliere ovviamente questo nodo, perché è il gusto della lettura. Allora proviamo ancora a fare un passo, anche se sembra indietro nella storia del libro, ma non importa. Proviamo a raccontare un altro personaggio clamoroso, come bellezza, veramente affascinante, che è la madre di Geremia, Stampina. E io vorrei che tu ce lo raccontassi, anche toccando alcuni punti. Stampina, un certo albero che si trova nel cortiletto, l'utilizzazione di questi rami che il prete fa per le donne, fra le quali Stampina, qualcosa che accade di notte, ti dico solo questo, tric, trac, trac, tric, e mi capisci? Sì, qui sì, mi sono ricordato. Ecco, allora voglio dire, questo personaggio di Stampina è un personaggio fantastico, perché indubbiamente c'è sempre questa cosa molto, molto italiana, in modo una scorciatoia si potrebbe dire manzoniana, anche se, permettimi la cosa, citazione coltissima, è rovaniana, c'è Romani, non c'è Manzoni. Ma al di là di questa cosa da professore, Stampino è un personaggio fantastico, perché è il personaggio più fedele a tutta questa storia, è come se fosse fedele a se stessa dall'inizio alla fine, gli altri cambiano tutti un po', no Andrea? Sì, beh, ormai lei no. Cioè, la Stampina, io c'è manzonianamente, secondo gli insegnamenti del nostro lume tutelare che è lì sopra il ramo orientale del lago di Como, non ci molla mai, continua a usare l'articolo davanti al nome, ormai lo uso nel parlato quotidiano, lo uso anche raccontando, diciamo, le storie. E la Stampina, la poveretta, è una donna che da sola tiene sulle spalle la sua povera casa, la sua povera famiglia, ha a che fare con questo marito che ha lavorato come un disperato fino a che l'artrosi l'ha completamente bloccato, tant'è che lo devono tirare su di peso per portarlo al cesso, a letto, per mangiare, a volte lo devono bloccare quando l'umidità del lago acuisce i disturbi dell'artrite, e quindi non riesce neanche a portarsi il cucchiaio in bocca.
fino all'età di 32 anni, fino a che quello splendore di Giovenca non cala in paese, ha un validissimo aiuto nel Geremia, che come dicevo prima è una sorta di uomo tutto casa, chiesa e lavoro, fino al momento in cui non vede la Giovenca. Da quel momento in avanti la sua vita diventa drammatica, capisce che non ha più un marito su cui contare, sta perdendo il figlio e quindi dopo numerosi tentativi di riportarlo in un alveo di più o meno, diciamo, di normalità, non può fare altro che rivolgersi al prevosto e chiedere il suo aiuto, chiedere il miracolo che faccia rinsavire per quanto sia possibile il Geremia, e lo fa quando proprio è allo stremo delle forze, e lo fa rivolgendosi a lui, andando da lui in una sera proprio di freddo. È una cornice ideale perché i turbamenti, le angosce si acuiscono al punto tale da diventare insopportabile, tant'è che lei si butta addosso un pastrano del marito, si butta un foulard in testa e compare davanti alla Rebecca, che le sembra il diavolo, perché la Rebecca tra le altre cose ha questa fissa del diavolo. Un predicatore errante, quando lei era giovane, l'ha suggestionata con questa storia dell'inferno, con questa roba che andremo tutti all'inferno, col diavolo dappertutto, in ogni cosa che facciamo, tocchiamo, mangiamo, guardiamo, eccetera. E quando si trova in questa sera di fine novembre, freddissima, con un paese che sembra un grandissimo cimitero sotto la luna, apre la porta, si trova davanti la povera stampina col naso rosso, tant'è che ha anche il sospetto che abbia bevuto un po' per tirarsi sul morale. Invece è lei, angosciatissima, che ha bisogno del signor prevosto per esporre il suo grave problema. Vorrei adesso porti... Il trick track, scusa, me l'ho dimenticato, il trick track. Ecco, track è fondamentale. Il trick track fa parte di una delle manovre con le quali il Geremia cerca di circuire la Giovenca. Il trick track è solamente il rumore che lui nottetempo produce con le forbici per massacrare il calicantus del giardinetto della canonica, ed è un massacro doppiamente crudele, perché oltre a massacrare una pianta, insomma, che è una cosa che tutto sommato non si dovrebbe fare, è doppiamente crudele perché alcuni rametti di quel calicantus il prevosto li utilizza da anni come regalo alle fedelissime della prima messa, quando si avvicina il Natale. Io credo che ciascuno di voi conosca il calicantus, è un profumo tipicamente stagionale, crea l'atmosfera, insomma. E quindi nella povertà dell'epoca, non potendo fare altro, il prevosto usa questi piccoli rametti che sono il suo dono a queste donne che, nonostante il caldo, il freddo, gli impegni familiari, le malattie dei mariti, dei figli o anche le proprie, non mancano mai ad assistere alla prima messa del mattino. Prima messa che esisteva davvero, perché io devo confessare che ho commesso gravi errori liturgici anni fa, quando mi inventai, raccontando il segreto di Orteria, una messa serotina che non è... Lo sapevi? Che non c'è? Lui lo sapeva. Io invece... Bambo, dentro quella messa serotina, perché mi serviva, insomma, avere questa cosa che chiudesse un po' la giornata. E ho avuto una mezza sollevazione dicendo: no, la messa non c'era, un'iniziativa post conciliare per cui era impossibile. Da allora mi sono dotato di un consulente liturgico a cui faccio leggere i passaggi dove metto dentro santi e cose di questo genere, e non ho più commesso questo errore, tant'è che, servendomi qualche funzione serale, ci metto dentro sempre o un ufficio per i defunti, tutto sommato ci sta, o un bel rosario, che non guasta mai. E non sbaglio. Quello funziona sempre. Funziona sempre, credo che nessuno si è più lamentato. Allora, un romanzo pieno di cose, un romanzo che gioca la carta della provincia, una parola vuol dire tutto e niente, ovviamente, però questo è l'ambiente di questo romanzo, anche di tanti altri libri di Andrea Vitali. Ora, vorrei porre una domanda, perché una leggenda del tuo libro ha avuto questa... me la ponevo e quindi voglio che tu mi aiuti a capire. Se noi andiamo con una scorciatoia a cercare nella letteratura di questi tempi, nel Novecento, dedicati al tema della provincia,
Noi troviamo sempre molto realismo, molta realtà, molti dettagli, molte storie, molte voci, l'una dentro l'altra, dialettali, vernacolari e quanto altro. Però troviamo sempre anche una profonda sensualità nei racconti, da Pederiali a Bevilacqua, Soldati, Fruttero Lucentini, lo stesso Chiara. Se andiamo a studiare questa letteratura, anche Luca Doninelli, anche i più giovani, no? Quando guardano o raccontano storie di questo tipo attorno ai laghi o alla Padania o a certe province, è molto forte questo, una sensualità diversa dalla metropoli, no? Alberto Moravia, no? Una sensualità più astratta, quasi in una sorta di provetta. In Premiata, Ditta, Sorelle, Ficcadenti, tutto c'è, ma non la sensualità, anzi è molto pudico come libro. Giovenca è splendida, gli operai di Domenico la guardano, lei all'inizio quando è giovane giovane nemmeno capisce queste cose, poi dopo quando avrà un matrimonio consumato di 4 giorni, perché poi sì, suo marito muore a Montenero, no? Muore al fronte, insomma, lei capisce qualcosa di più della vita, la perpetua, come ci è stato detto, le ha insegnato guardando gli animali e vegetali che cosa significa la sessualità. Però quello che conta, e qui è la domanda, com'è che c'è così, adesso forse esagero ma ti voglio provocare, per com'è che c'è tanto pudore in questo libro? Ovunque, nei maschi e nelle donne giovani come in quelle meno giovani, ma anche nei maschi, il maresciallo, le donne le capisce, ma non le toccherebbe mai. Perché? Ma posso tentare due risposte, una seria citando Chiara e una meno seria citando un lettore che ho incontrato recentemente che mi ha detto la cosa che dirò, per cui la colpa della cosa che dirò è sua, del lettore, e non mia. Citando Chiara, lui disse una cosa molto, molto bene in riferimento alle riduzioni cinematografiche dei suoi romanzi, laddove disse che a lui piaceva che la sua penna si fermasse sulla soglia della camera da letto, perché oltre quella soglia, bene o male, sappiamo tutti quello che succede e diventa inutile, a meno di non essere molto bravi, raccontarlo. Quindi spazio alla fantasia, e io mi sono tutto sommato trovato sempre molto d'accordo con la Laura Antonelli di Malizia, piuttosto che non altre, diciamo, esposizioni molto più dirette di un certo comportamento umano. La seconda risposta, molto meno impegnata, è che mi disse appunto questo lettore, disse che tanto noi in provincia siamo molto esperti in sesso orale. Ho detto se lo dice lei, io no. E ovviamente, e quindi non va scritto se no, quindi cioè, intendeva evidentemente dire che siamo esperti in sesso, nel parlare di sesso, e quindi anziché praticarlo forse lo parliamo molto più spesso. In effetti è abbastanza vero. Io poi devo dire che sono molto fortunato anche in questo, perché provengo da un paese che in questo senso ha una grossa tradizione. Se basti pensare che ad esempio siamo il mio paese ha dato i natali all'ultimo proprietario della casa di tolleranza che sorgeva in quel di Lecco, in via dell'Isola, al numero 14, bellanese d'origine, bellanese orgoglioso di esserlo, tanto che faceva grossi sconti ai bellanesi che frequentavano la casa di tolleranza. E sono diventato a mia volta esperto di case di tolleranza perché sono amico da anni di una nipote di quest'uomo che ha avuto la fortuna di passare molti anni da giovane, non in casa di tolleranza, ma a casa di questo suo nonno, che aveva casa e bottega. Adesso si noti che la casa di tolleranza di allora è diventata una casa di accoglienza, per cui paga dazio, insomma, dei nefasti passati con un'azione, diciamo, con delle buone azioni attuali. E a questa donna io mi sono sempre rivolto quando ho affrontato i temi del sesso più o meno praticato, e soprattutto, diciamo, i temi relativi alla casa di tolleranza, che tipo di vita c'era, e lei con molta magnanimità mi ha sempre raccontato di tutto. È una che quando mi trova mi dice: guarda, quando hai bisogno di qualcosa te Andrea chiedi a me, e io
ho risolto molti dubbi, molti interrogativi non tanto di questa, ma di altre storie, proprio grazie alla sua. Allora, per dirvi quanto il mio paese fosse, sì, esperto in senso orale, ma anche in senso praticato, non è una bugia che prima che la senatrice Merlin chiudesse le case di tolleranza, le ferrovie dello Stato furono obbligate ad aggiungere una carrozza di terza classe a due treni locali che la domenica pomeriggio andavano verso Lecco, proprio per la massiccia affluenza di bellanesi che frequentavano la casa di tolleranza in Lecco, con la scusa di andare a giocare alle bocce. Cioè, approfittavano del fatto di avere, che avessimo una bocciofila particolarmente attiva, e una buona parte di costoro ovviamente ingannavano moglie o fidanzate con la storia delle bocce, e poi lasciavano le bocce nel magazzino della stazione di Lecco e se ne andavano a divertirsi con le signorine. Poi ritiravano le bocce e addirittura io ho avuto la fortuna di conoscere un personaggio che non c'è più purtroppo, che mi disse che a un certo punto avevano anche acquistato delle piccole coppe e delle medaglie che si facevano girare per mentire, tornavano a casa con la coppa e diceva che bravo che sono stato, ho vinto la coppa, e non era vero assolutamente, con la coppa lì poi la settimana dopo serviva un altro socio. Ecco, quindi questa è la fantasia che a me piace. Poi dopo quello che andavano a fare in casa di tolleranza, vabbè, ciascuno di loro lo può immaginare, è tanto inutile star lì a descriverlo, soprattutto se uno non l'ha mai fatto o non ne ha le capacità. Ma la fantasia che contorna, diciamo, queste avventure, e allora sì, questo è quello, credo, a cui facesse riferimento anche Piero Chiara quando diceva che a un certo punto si interrompe la narrazione e si lascia libero spazio alla fantasia di chi legge. Non avrei mai immaginato una domanda sul pudore potesse, come dire, no, avere attorno tutto questo vissuto, quindi ho capito che il pudore è una cosa molto, molto seria, ma mai fare queste domande, no? Io pensavo, figurati, no, invece è interessante, mi fai capire una cosa di più sulla tua letteratura. Siamo verso la conclusione della nostra veloce conversazione, però mi farebbe piacere, prima di chiudere, un piccolo passaggio ancora. Sono tutti personaggi molto interessanti, no? Mi sono sforzato di insistere su questo punto, e sono interessanti anche per delle qualità diverse, ovvio, però abbiamo due personaggi, o forse tre, veramente in poco tempo, se puoi aiutarmi a raccontarli ai nostri amici senza dire troppo la trama. Ci sono due idioti, due stupidi, Galli e Tocchetti, no? Sono veramente due poveracci e tu non hai avuto un minimo di misericordia perché l'hai voluto raccontare come due idioti. E poi un uomo cattivo, l'unico vero cattivo è Notaro. Il porco. Il porco della situazione. Allora, sul porco, visto il tema del pudore, non entrerei troppo. No, ma è porco non perché sia tanto porco, con le è porco perché... è un notaro innanzitutto, non è un notaio, quindi già in questo si distingue, e dirige la sua attività sugli ultimi, sui più umili, proprio perché così riuscirà a ingannarli più facilmente col suo latinorum, con le sue circonvoluzioni, con le sue frasi che non vogliono dire niente, ma che poveretti ingannano quegli ignoranti che non hanno avuto la sua fortuna, eccetera. Quindi è veramente un infame in quel senso lì, è un infame come ce ne sono tanti anche adesso ovviamente, che approfittano proprio dell'ignoranza, ma dell'ignoranza non cercata, dell'ignoranza che il destinaccio ti ha appioppato perché non hai avuto la fortuna di nascere altrimenti o altrove. E lui diventa ricco con questa, grazie alla potenza, grazie al potere del suo status e basta, non ha nessuna pietà, è veramente un porco, con tutto il rispetto per i porci veri, insomma, di cui non si getta niente, mentre di uno così si getterebbe via tutto senza nessun tipo di problema. Avrà la sua bella punizione, sì, perché il destino ha previsto anche per lui, diciamo, la reiterazione, è inutile che anche lui, nonostante la sua vanità, pensi di scamparla. E gli altri due sono due poveri deficienti, gli altri due interpretano nel senso più deteriore la vera mentalità di provincia, quella che io
non ho mai ritenuto essere la provincia vera e propria, quella che a me piace, dentro la quale a me piace vivere. Sono veramente quelli che si contano, che contano i pidocchi sulle teste degli altri senza rendersi conto di avere la propria zucca ripiena di questi parassiti. Si fanno i conti l'un con l'altro, stanno lì a badare al centesimo, buttano via la propria vita per interessi di bassi, interessi di cassetto, e non si rendono conto, diciamo, che il tempo scorre e che anche per loro arriverà il momento in cui magari girarsi indietro e pentirsi di non avere utilizzato in maniera migliore il tempo che il Signore ha dato loro. Che poi, con una battuta, quasi un lapsus, tu dici: questi hanno due mercerie, no? E sono in competizione. La merceria la deve governare una donna, dici te, perché la donna sa capire bene che cosa sia una merceria. Che lo facciano due maschi, è anche questo l'errore della provincia che non ci piace, quella della carie, quella dell'untuoso, quella della stupidità, che le persone poi facciano male qualcosa per le quali non erano nemmeno nate, in un certo senso, no? Ovviamente a mo' di lapsus, a mo' di romanzesco. Sì. Premiata ditta Sorelle Ficcadenti, dunque un libro importante, un libro che permette, prima di salutarti, anche di far capire qual è il nostro gioco qui a Lemò, al Festival delle Parole, della Parola, cioè un festival che cerca di legare voi, noi, anche alle attività locali di questa identità valdostana molto importante, non soltanto enogastronomica ma anche culturale. E in tutti questi giorni, fra poco, dopo la firma, e la firma che farai ai tuoi lettori, avremo la possibilità appunto di avere un incontro con un assaggio di lettura con appunto scrittori locali e credo anche oggi con un buon vino. E tutti questi giorni e anche prossimamente sarà appunto una nostra collega che quest'anno al suo esordio qui al Festival della Parola, Lemò, a gestire tutto questo, e te la vorrei presentare. Buongiorno. Stefania Tagliaferri. Ecco, cara Stefania. Andrea Vitali. Ciao. Allora, cosa accade ogni giorno? Accade che abbiamo la possibilità di conoscere un autore locale che di solito parla della Valle d'Aosta, ma attraverso generi letterari molto diversi, per cui passiamo dal romanzo alle guide, a racconti autobiografici, e questa sera abbiamo una fiaba molto molto delicata che racconta la Valle d'Aosta ricordando un po' le fiabe di una volta, però allo stesso tempo in modo moderno. È una fiaba in francese, l'autrice è Evelyne Paruti che sarà con noi e avremo modo di parlare insieme a lei di come è nato questo progetto, tra l'altro una fiaba sonora che ricorda ai più le fiabe sonore dei Fratelli Fabbri di qualche decennio fa, e avremo con noi anche il musicista che l'ha musicata, quindi vi aspetto subito al dopo, di là. Al di là di questo, e poi alle ore 21 avremo un altro incontro, ma insomma tutta questa attività pazzesca che la Regione e che Ercole e tutto il gruppo stanno mettendo su serve solo a fare sempre i nostri grandi complimenti ai grandi scrittori italiani come Andrea Vitali. Grazie. Premiata ditta Sorella Ficcadenti. Grazie. Eccolo qui. Grazie. Grazie.